Salve ragazzi, bentornati, benvenuti sul canale di Noi Malati di Foot e benvenuti nella doppia player di Benassar Fantasy Foot e Kvaratskhelia Potmen. Però prima di iniziare questo video, ragazzi, lasciate un bel mi piace, commentate, condividete e soprattutto iscrivetevi al canale attivando la funzione della campanellina e qui in descrizione troverete link ai nostri social, quelli Facebook, Instagram, gruppo Telegram e canale Twitch. E prima ancora di continuare questo video, voglio rendervi partecipi del mio nuovo sponsor, trovate link qui in descrizione, sono Maglie Calcio, ragazzi. Il sito ve lo metto qui in descrizione, si chiama 11calcio-it.com, vende maglie calcio, coppe del mondo, squadre di calcio di serie A, ad esempio quella che sto indossando adesso, ragazzi, dell'Inter, non si vede, faccio subito, l'Inter, non si vede bene, Barella, ma mi ha ben fornito di 4 magliette, la tra maglietta è quella di Toni Kroos, come potete ben vedere, Toni Kroos, maglia, prima maglia in casa del Real Madrid, l'altra è del mitico Haaland, basta, e poi c'è un altro centrocampista dell'Inter, vabbè se capito, sono tifoso dell'Inter, sì, e voglio, Brozovic, se siete interessati, c'è una promozione, ve la faccio scoprire qui in descrizione, ragazzi. Dai, andatela a scoprire. Se no, vabbè. Oppure vabbè, Sì. Palla per Kvaratskhelia, scaricata da Osimhen. Cerchiamo di nuovo l'inserimento di... No, niente. Palla per Bennasser, si gira il tiro. Deviato il tiro di Bennasser. Ah no, proprio lui l'ha buttato. Forse era in pallo. Bello Bennasser. Li fa abbastanza bene gli interventi in fase difensiva. Poi vuole anche segnare. Facciamo segnare? Vabbè, c'è Ter Stegen. Vai Kvaratskhelia. No, peccato. Bella la palla di Kvaratskhelia per Kanté. Peccato, va Kvaratskhelia sulla fascia. Passaggio in mezzo per Osimhen. Deve andarci prima però. Bella la palla di Kvaratskhelia per Osimhen, che non riesce a segnare sul primo tocco, ma sul secondo sì. Bella la palla di Bennasser per De Ketelaar. Ah, peccato. Kvaratskhelia, no, peccatissimo. Bella la palla di Kvaratskhelia per Osimhen, che viene atterrato malamente. Vado per Kvaratskhelia il tiro, rimbattuto, peccato. Kvaratskhelia riceve dal limite. Il tiro dall'istanza di... Madonna mia che schifo. Bella la palla per Kvaratskhelia. Il tiro? Peccato. Bella la palla per Kvaratskhelia. Kvaratskhelia il tiro di Mancino. Ehi, non riesco a segnare. Vero che non è il piede preferito il Mancino. Kvaratskhelia dalla distanza. Bel tiro, ma è stato murato. Kvaratskhelia. Peccato. È stato recuperato da Zambrotta. Ancora. Dai, fammi sto gol. Oh mamma mia. Che cacchio di riflessi su Schmeichel. Vai la palla per Bennasser. Pigliala. Pia ancora. Pigliala. Vai. Bravo. Va bene, dai. Kvaratskhelia, il tiro dalla distanza di Kvaratskhelia. Vai Bennasser il tiro, mamma mia Schmeichel. Vai Bennasser, fammi... Nanchia difesa. Vai Kvaratskhelia, fammi sto gol. Bel Kvaratskhelia. Partiamo da Kvaratskhelia, ragazzi. Esiste già la versione più forte di lui. La versione... aspettate che non mi ricordo bene, del Futurs, eccolo qui, Future Star, non mi ricordo se ci porterà una review, vabbè, questa è disponibile tramite SBC, carta rara, quindi se lo sboccate bene, se non sboccate, va bene lo stesso perché comunque c'è una versione più forte. Esterno sinistro, ala sinistra, COC, principalmente esterno sinistro o ala sinistra.
ma nemmeno più di tanto alla sinistra, perché il cross non è la sua arma vincente. Un buon passaggio. Io ho messo come esterno Silintesa cacciatore, 4 partite, un gol e un assist, 5 di piede debole e 4 di skill. Purtroppo nel tiro le 5 di piede debole non sono così eclatanti. Nel passaggio qualcosa in più ci sta. Ha un buon effetto, grazie al 91 in effetto. Ha un buon passaggio corto e la visione. Il dribbling non è male, però non è un giocatore che si gira veramente tantissimo. Prima di qua il suo equilibrio 79. Però è molto agile, secondo me riesce a controllare bene la palla, ad avere il dribbling. È una freddezza media. Sì. Velocità. Allora, per me non è un fulmine. Però non è nemmeno lento, ragazzi. Ha una velocità abbastanza equilibrata. Mi dispiace un po' per la resistenza sugli esterni. Lo ripeterò in eterno. Ci vuole resistenza, perché come fa un esterno a non avere resistenza? Deve essere cambiato poi a un certo punto la partita. Infatti, sul colpo di testa niente di eccezionale. Una discreta forza. Come caratteristiche, classe tiro d'esterno, dribblatore tecnico. Come indice di abilità da 1 a 3, 2, la Georgia, proprio chi cacchio sta la Georgia, Napoli e Serie A vanno bene. Silintesa cacciatore, secondo me è abbastanza dovuto per l'aumento del tiro e della velocità. Prezzo SBC si aggira dai 40, dai 48 e mezzo, dipende un po' da voi anche. Scade fra un mese, il 10 di aprile. Ma venendo alle conclusioni, il mio voto per questa carta, ragazzi, gli do un 7 più. È da fare? No. Se state cercando un esterno forte della Serie A, sì. Se state completando tutti i pot della Serie A, io praticamente li ho fatti tutti. Fino adesso sì. Ora passiamo invece a Bennacer, carta dinamica che si aggiornerà alle seguenti condizioni che possiamo vedere qui in sovrimpressione. Queste partono tutte dal 17 marzo. Presenze, secondo me ce la possiamo fare ad avere un bel upgrade per Bennacer, un più 1. In questa versione invece possiamo trovare un giocatore che ha un buonissimo dribbling, forse la qualità migliore. Io ho provato centrocampista centrale, ragazzi, al posto di Barella, if un dribbling eccezionale, veramente interessante, una capacità di resistere a centrocampo, di resistenza molto molto interessante, cosa che a me piace in un centrocampista. Cioè, in linea di massima mi piace su tutti, però se non ce l'ha un difensore centrale poco male, se non ce l'ha un terzino poco male, ma se ce l'ha un centrocampista a tutto campo è tanta tanta roba, soprattutto nel modulo a 4-4-2 come questo. Ragazzi, se abbiamo un centrocampista centrale che si stanca troppo, può essere molto dannoso per il proseguo della partita. Forza non è elevatissimo, invece la sua aggressività ci siamo. Ha una buonissima capacità di intercettare le palle, mi è piaciuta questa cosa, e riesce anche ad avere un buon contrasto, soprattutto in piedi. In scivolata qualcosa di meno, però ci siamo. Nel colpo di testa ve lo salto, ragazzi. Poi, come altre qualità, sicuramente il passaggio, ma i passaggi un po' più, non semplici, ravvicinati e lunghi, ok, però i cross, con qualche cross magari a effetto, no, non proprio. In 4 partite 0 gol, e questo la dice lungo sul fatto che comunque non ha un tiro elevatissimo, però ragazzi vi dico che secondo me può segnare in certe circostanze. Ovviamente deve avere delle situazioni a lui favorevoli abbastanza semplici, niente di così difficile, ecco. La velocità è un po' sbilanciata a favore dell'accelerazione iniziale rispetto alla velocità massima, quindi magari può avere un buonissimo sprint, ma farsi raggiungere purtroppo. 4 di skill, 3 di piede debole, alto medio come works body type, magro non è l'ideale anche come mediano, visto che è anche il suo ruolo iniziale. Come alternative nella Serie A vi dico un Barella, Zambanghissà, c'è anche Locatelli, se vi che ha avuto una bella un upgrade, Rabiot, abbiamo anche Barella il 90, assolutamente ci sono delle alternative. Come indice di ibridabilità da 1 a 3, 2 più, forse l'Algeria qualcosina in più, forse. Prezzo 344, 350 è molto elevato. Però queste carte fantasy, quelle che hanno più molte probabilità di poter ricevere un upgrade, sono a un prezzo più elevato. Se andiamo a prendere un altro, che mi sfugge, stava sui 30k. Quindi, diciamo, dipende anche dalla carta, se è gioco, se non è bla 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 bla.
Ma venendo alle conclusioni, il mio voto per questa carta, che tutto sommato non mi è dispiaciuto, vero, sulle intercettazioni, tanta roba lì, gli do un 8 più. Ma ragazzi, ditemi voi cosa pensate di queste carte, di queste review. Se vi sono piaciute, lasciate un mi piace, un commento, condivisione. Con gli episodi, vi saluto e vi ringrazio. Ciao belli.